Allora, perché c'è appunto che fa parte del... Buon pomeriggio ed eccoci qui alla nuova puntata degli anime della nostra infanzia. Bene, oggi parleremo di un anime che penso sia abbastanza conosciuto da tutti e credo sia anche abbastanza chiaro, saranno i Pokémon il tema di oggi. Bene, ne parlerò io anche perché credo di essere abbastanza legata a questo anime perché è stato il primo che ho visto quando ero più piccola, quindi anche per questo motivo ne volevo parlare. E quindi ora mettiamo la sigla, così iniziamo questa puntata. Allora, i più attenti di voi avranno notato che non solo ci siamo cambiati di posto, ma ci siamo anche cambiati di vestiti. Questo perché quando abbiamo provato a caricare il video di Pokémon, abbiamo avuto problemi con ShowPro, che praticamente non gli andava a genio il fatto che avevamo utilizzato la sigla della Mediaset, tra l'altro. Che non si è capito per qual oscuro motivo, GoPro che abbiamo visto che è giapponese. No, è ShowPro, GoPro è un'altra cosa. Ah, vabbè, no, ShowPro. Che tra l'altro non ha un nome che comunque, come lei ha fatto notare, molto discutibile. Ad ogni modo, essendo noi infanti su YouTube, abbiamo deciso di non aprire una disputa. L'audio che noi utilizziamo quando noi mostriamo i video sono gli audio presi dai nostri strumenti di registrazione e non l'audio che tende dal video. Semplicemente noi mettiamo poi in basso una riproduzione della sigla, così voi la godete nello stesso momento in cui ci stiamo godendo. Da questo momento in poi noi riprenderemo le sigle dai nostri strumenti di registrazione, quindi dal cellulare o dalla telecamera, e non metteremo più una sigla visiva come abbiamo fatto nel video precedente. Il video successivo, che è stato girato prima di questa registrazione, avrà il vecchio formato, sperando che non dia problemi a nessuno. Esatto. Siccome la presenza di una sigla per noi è importante, ma non perché i protagonisti siamo noi, ma perché noi crediamo che i protagonisti siano gli anime che noi discutiamo, perché noi neppure li recensiamo, noi semplicemente li discutiamo perché... come fan, e basta. Quindi, ci siamo allenati, o meglio, io ci ho provato ma sono una schiappa, quindi lei si è allenata per canticchiare e suonare la sigla di Pokémon, ma non quella che andava in onda su Italia 1, ma quello originale inglese. Chiedo perdono a tutti i possibili chitarristi che possono vedere questo video, ma... Ma noi non siamo né musicisti né cantanti, quindi ci siamo dovuti riadattare in brevissimo tempo. Non sarà di buona qualità, ma l'importante è che non ci mettiamo la passione. I wanna be the very best, like no one ever was. Catch them is my real test. To train them is my cause. How we travel across the land, searching far and wide. These Pokémon to understand the power that's inside. Keep gonna catch them and me. I know it's my destiny, Pokémon. Oh, my best friend, in a world we must defend. Ah, ora già, visto? Già un poco meglio. Benissimo. Bene, quindi innanzitutto stavamo parlando del fatto che in realtà il nome sarebbe Pocket Monsters. Questo perché tutto partì dall'idea del suo creatore originario, che è appunto Satoshi Tajiri, che nel 1996 ideò il videogioco per Game Boy Nintendo e presentò questo come Pocket Monsters. Poi pare che sia per un motivo di copyright, perché esistevano già altri videogiochi che avessero il nome Pocket Monsters, per cui hanno deciso di
utilizzare sempre le parole principali e creare Pokémon, quindi questo è conosciuto come Pokémon. Io sapevo che era Pokémon, ma non sapevo la storia dei... Sì, e poi tutto parte sempre dalla mente malata del suo creatore, che appunto Pocket Monsters, perché lui era un appassionato di insetti, lui studiava insetti, tanto che ha capito che si è suicidato. Esatto, avevamo gli insetti. Lui appunto studiava insetti e anche i suoi amici lo chiamavano di Mr. Bug, una cosa del genere, mi sembra... Proprio perché fosse fissato, innamorato degli insetti, e anche infatti molti Pokémon sono ispirati a degli insetti, cioè molti, cioè infatti sono molti tipi di Pokémon erba, coleottero, che c'è un perché, ma anche per quello. Comunque, innanzitutto, io volevo concentrarmi chiaramente sulla prima serie originaria che tutti conosciamo, che è andata in onda su Italia 1 a partire dal 2000 fino al 2008. Che viene considerata una dei migliori anche a livello di Pokémon creati, perché sono appunto quelli della prima generazione, 151, e già comunque hanno delle caratteristiche che ti permettono di ricordarle in un certo, cioè di ricordarle, invece già tutti gli altri Pokémon che hanno creato, anche Pokémon inutili, comunque ti confondono più le idee, anche perché molte hanno fatto delle critiche per i Pokémon che sono andati a creare nelle varie stagioni successive. Ma io direi che anche perché è più affine alla nostra infanzia. Esatto. E poi perché gli altri quando sono usciti già ero più grandicello. No, ma poi comunque per me il Team Rocket è Jesse e James. Poi dopo hanno anche cambiato personaggi nel Team Rocket. Però per me la serie Pokémon è quella, la prima, quella del 97. Scusa, ma dopo 10 anni Jesse e James prendevano botte da un bambino di 10 anni, da un Pikachu selvaggio. Giovanni, lo vedo la licenziale. Ma la posso fare un'altra domanda? Ma dopo 10 anni? Asha ha sempre 10 anni. Ah, aspetta, ora di questo ne parliamo, appunto, perché ora... È un blocco temporale. No, non anticipiamo, per favore. Fatto sta che la prima serie uscita, cioè conosciuta appunto... come Indigo League, ma in realtà non è che è uscita, si chiamava Indigo League, è stato un nome che abbiamo aggiunto per distinguerle da tutte le altre serie e stagioni che si sono andate a creare. Ecco, c'è strano. Sì, perché poi c'è Pokémon Diamante, c'è Sole e Luna, ce ne sono un sacco di serie e comunque è tuttora è ancora in produzione l'anime. Comunque, in ogni caso, parliamo delle... cioè, iniziamo a fare un po'... ad avere l'idea un po' più chiara attraverso appunto lo schema delle 5V, così magari mettiamo già i puntini sulle cose più importanti. Allora, innanzitutto sappiamo che Pokémon, che cos'è? Chiaramente tutti li conosciamo come Pokémon, ma probabilmente non tutti sanno che il vero nome è Pocket Monsters, quindi in realtà si tratta di piccoli mostriciattoli, quindi già solo questo ci fa capire di cosa si tratta. Ovviamente, il protagonista. Chi è il protagonista? È incentrata su un bambino, perché appunto sappiamo che i giapponesi amano molto i bambini, che si chiama Ash Ketchum. Bene, Ash ha 10 anni, diciamo che inizia ufficialmente da questo momento la serie, quando appunto lui compie 10 anni e decide che può diventare finalmente, può intraprendere tra l'altro il suo viaggio per diventare maestro di Pokémon. Bene, questo bambino di 10 anni un bel giorno va appunto al laboratorio del professor Oak, ovviamente quello che si occupava di affidare i Pokémon per intraprendere questo viaggio, i principali personaggi che vediamo dall'inizio e ci accompagneranno fino alla fine della saga sono Ash e Gary, raccontato per antonomasia proprio perché Gary è il nipotino del professor Oa, tanto che già viene presentato nella prima puntata con la sua schiera di cheerleader, cioè tifano per lui. Ma a 10 anni sempre. Anche lui ha 10 anni, Gary. Sì, sono coetanei di Ash. E ha le cerline, è circondato da un sacco di donne. Ma anche i soldi però, Ma non ha 10 anni. E quindi? Ma io mi ricordo, magari forse ricordo male, io mi ricordo che pure si presentava con una macchina rossa, fiammante. Ash sarà sempre in competizione con Gary. Povero Ash, siccome durante... Sfigato. La notte... prima di doversi recare a prendersi il suo primo Pokémon, lui avrà tipo un sogno, penserà già ai Pokémon, a che tipo di Pokémon vorrà prendere, fondamentalmente.
E così arriverà in ritardo, tanto che anche il professor Rock lo prende, diciamo, in giro, per non dire per il di dietro, dicendogli fondamentalmente che è una mezza sera, che già è arrivato in ritardo, si è presentato in pigiama, già lo comincia, lo smonta subito. L'unico Pokémon che gli è rimasto era l'unico Pokémon che non voleva nessuno, che era Pikachu, proprio perché era abbastanza simpatico come carattere, Diciamo che cioè era aveva un un Pokémon carattere. sfigato per un allenatore sfigato. Ah, io non penso che io non ho mai pensato che Pikachu sia sfigato, anzi, ha più carattere del suo Ah, allenatore. questo senza Ma non è nemmeno dubbio. una delle scelte. C'era la ruota di scorta. Ho finito i Pokémon, vabbè, Ma perché voglio un se Pikachu. ma perché era un po' irrequieto, non era stato, come posso dire, Appunto. addomesticato bene, addestrato bene. Addomesticato. Addomestica. Con la bustina. Cioè, Ragazzi, beh, in latex. fondamentalmente Pikachu non vuole essere addomesticato, tanto è vero che nella Pokéball non ci vuole entrare nemmeno a colpi di legno, perché niente, non sta fregando niente. Anzi, già per fare amicizia con Ash lo folgorizza un paio di volte, proprio per fare amicizia. Tanto, cioè Pikachu appunto si sente, cioè, non Cioè, voleva. si sente nominato e si catapulta. Si catapulta a terra. Pian piano però si uniranno ad Ash altri personaggi fondamentali dell'anime, che sono già nella prima puntata. Intanto Ash incontra Misty, e in maniera anche abbastanza, diciamo, un po' particolare, perché loro stavano fuggendo da un gruppo di Spiro, mi sembra. E lui per sfuggire, tra l'altro anche perché doveva portare Pikachu in salvo perché era un pochettino messo male da questi Spiro, prende la bicicletta di Misty, così te la prende in prestito, sale e se ne va. E così Ma dice: ehi, io avrei ma chi ti conosce? Tu una domandina. Ma questi Spiro non erano quelli di MasterChef, suppongo, vero? Spiros? No. Scusate, Spiro. vai avanti. Oh, Spiro. Però, cioè, Spiros, cioè. Vabbè, scusa. Comunque, niente, fondamentalmente vi dovete immaginare un ragazzino che spunta, si prende la tua bicicletta che era parcheggiata vicino a te, dice: sì, la prendo un attimo in prestito, se la prende e va via. Giustamente lei ha detto: ehi, aspetta un attimo, ma chi sei? Io, ridammi la mia bici. E così diciamo che inizia, cioè Misty, questa ragazzina che tra l'altro ha la stessa età di Ash, ha 10 anni Misty. a 10 anni Misty, io 10 ero convinta anni. che fosse leggermente più grandicella. No, l'unico più grande sarà l'altro protagonista che incontreranno quasi all'inizio appunto del viaggio, che è Brock, che tutti conosciamo perché è senza occhi e con gli occhi chiusi, e soprattutto perché si innamora di qualsiasi essere vivente di sesso femminile, di tutto l'anime. Un po' come Di me. tutto l'anime. Ma io avevo una domanda, no, non una domanda, era una curiosità. Brock, ho paura, appunto come diceva lei, gli occhi non si Non vedono, si vedono gli il occhi. fenomeno che io ho chiamato la brocchite, La bruttita. è anche lo stesso fenomeno che si ritrova in Hunter x Hunter con il personaggio di Razor, anche Razor ha la brocchite. La bruttita. Tutto parte da là. C'è un personaggio in ogni anime con la brocchite. Sì. Sì, che altro perché gli occhi chiusi e ci vede? Ma questo ce lo siamo chiesti tutti. Cioè, non lo Figurati sappiamo. sa così. Vabbè, dice, E vabbè. non solo lo riesce a vedere, è l'unico che riesce a distinguere tutte le gioie e tutte le agenti Jenny. Che beh, ovviamente per tutti dicono: ma come fai a innamorarti sempre? Sono tutte uguali ogni volta Misty. E lui risponderà con: ma come fate a non rendervi conto che sono diverse? Perché in realtà ogni infermiera Joy e agente Jenny dovrebbe avere una croce, o nel caso della infermiera Joy, con il colore della città a cui hanno riferimento. Voi non ci avete mai fatto caso, però per Aranciopoli c'aveva la croce rossa. Ma Per possiamo una cosa Jenny. dell'infermiera Joy? No, devo dire, ragazzi, è importantissimo. Cioè, per me proprio ce l'ho qua sul groppone. Probabilmente mi dissocio. Anch'io mi dissocio, Ma però la tu non ti ricordo. dissoci. Ma l'infermiera. Allora, stavo dicendo. Paura. L'infermiera Joy. Sì. Perché il vestito le copriva
Vabbè, dai, mettiamolo, cioè diciamolo che in realtà tutti i ragazzini si vedevano gli anime, soprattutto anche femminili, Sailor Moon ad esempio, proprio perché c'erano i Ranma è bambini vestiti. l'appuntamento fisso, Ranma, Beh, cioè Ranma Ranma era soprattutto, ragazzi. appuntamento fisso, ragazzi, cioè. Soprattutto Ranma era tutto per guardare, ehi, le gambe di fuori, la gonnellina, tutte queste Quindi. No, belle cose. Ammettiamo, cioè dovete ammettere. ma io non l'ho messo, cioè, ma No, vedo non c'è lui un che è in mistero. No, silenzio. io tutti i giorni li No guardavo, quindi. comment. Eppure, questi personaggi che sembrano stupidi, perché sia Misty che Brock, che Ah, invece sembrano stupidi. sembrano stupidi, ma in realtà non Ah, dovrebbero. sembrano Non stupidi. dovrebbero, perché intanto hanno delle palestre. Perché la signorina Misty e il signorino Brock, che soprattutto Brock è il primo capo palestra che Ash batte, tra virgolette, batte, perché gli ha fatto anche simpatia e ha deciso Brock anche di seguire Ash, lasciare la sua palestra. Tra i suoi fratelli? Ma perché Brock non doveva essere un allenatore, ma un Ah, allevatore. Con la V di Vivere Vendetta. Io quando ero ragazzino non capivo la differenza. lui Ma avevo ma 10 perché anni! stupido? Ma avevo 10 Cioè, anni! ricordavi Però qua che Brock è quello più guidava che andava grande. bene? Brock è più grande, non ha 10 anni, No, lo ne so. ha 15. Ha solo abbandonato un paio di fratellini. Però no, non li ha abbandonati così. Prima torna suo padre, si vede nella puntata, e poi lui abbandona la palestra e i suoi fratellini a suo padre, e lui decide di unirsi ad Ash. Introdurre però il gruppo degli antagonisti, cioè antagonisti, oddio, che poi in realtà a tutti, cioè sappiamo tutti, sappiamo che il Team Rocket fa ridere, tutti amavano il Team Rocket, cioè io amavo personalmente il Team Rocket, mi faceva ridere La tantissimo. macchietta comica della No, a me serie. fa ridere troppo, tutto mi fa ridere il Team Rocket, che è appunto costituito da Jesse, James e il loro Meo parlante, che già iniziano dalle prime puntate a seguirli perché vengono colpiti dalla potenza di Pikachu, e da quel momento in poi li pediranno, e dove andranno loro, dove andranno Ash e i suoi amici, ci saranno sempre il Team Rocket, il A Team rompere i Oppure prima già c'è il Team Sì. Rocket in quella città e poi arrivano Ash, ma sempre, sempre il Team Rocket, che metterà i bastoni tra le ruote a tutti quanti, cercheranno di rapire sempre Pikachu, ma ogni volta non ci riusciranno mai, mai. Perché intraprende questo viaggio? L'abbiamo detto, perché fondamentalmente vuole diventare, come dice lui stesso, il miglior maestro di Pokémon al mondo. Al mondo. Come dice la sigla originale, I wanna be the very best. The very best, like no one ever was. Capito? The very best. Very Poi. bestia! No! Sì! E the very beast! Ah, scusate. Beh, Mi sono perso la traduzione. fatto sta che maestro di Pokémon ci diventerà mai Ash? Ce la farà? Ta Beh, ancora continua, quindi no. ta ta, la risposta arriverà 22 anni dopo, non dico. Bene, quindi dov'è che ci troviamo? È un luogo, chiaramente un mondo parallelo a quello nostro, abitato da Pokémon, dove appunto esistono gli allenatori di Pokémon che fondamentalmente cioè lo scopo principale di Ash è questo, cioè lui vuole conquistare medaglie sconfiggendo allenatori, cioè, delle varie palestre. Sconvincendo. Beh, anche qua mettiamo virgolette sconvincendo, perché Alcuni li sconfigge, certo. alcuni sì, altri no. Altri diciamo che ha bello, Esatto. Fortuna. fortuna. Quindi dov'è che siamo esattamente? Nella regione di Kento, Kanto, la regione, e Ash partirà dalla città di Biancavilla. Tradotta nella versione italiana come Biancavilla, e nella versione ovviamente inglese è la città di Pallet. Ora, io vorrei dire una cosa, forse non so se molti questa cosa, questa è una curiosità, e questo diciamo il mio motivo personale, per il motivo per cui hanno tradotto Biancavilla, che è il titolo originale, con Pallet Town,
Io penso che il motivo di questa scelta è perché in Italia esiste un paese, si chiama Biancaville, e si trova in provincia di Catania. Vai avanti! Ovviamente, perché gran parte delle città, tra tutta l'Italia, sono molti paesi che conosciamo realmente, quindi questa cosa ci appassionava ancora di più, probabilmente quando eravamo piccoli. Però, evidentemente, in realtà c'è un motivo. Quello secondo me Ed è è, il il vero motivo motivo. è che, in realtà la città di Biancavilla è ispirata a una città esistente in Giappone ed è caratterizzata da queste casette bianche. Quindi Biancavilla dovrebbe essere caratterizzata da queste casette bianche. Comunque io nell'anime manco mi ricordo tutte queste casette bianche. Però dicono che è così. Ho capito. Quindi... Si vede da 5 minuti. Dalla... Comunque, quindi il nostro piccolo Ash che va alla ricerca di, anzi che parte appunto da Biancavilla accompagnato dal suo primo Pokémon, Pikachu, intraprende questo bellissimo viaggio alla conquista di più medaglie possibili che gli permetteranno di partecipare alla Lega Pokémon per poter diventare maestro finalmente di Pokémon. La seconda città è quella dove batte Brock, che è Plumbeopoli. E invece poi l'altra città sarà Celestopoli, che è la città appunto di Misty, e si scoprirà in quella puntata che lei è la capopalestra di quella città. È anche la più brutta delle quattro sorelle. Le quattro sorelle. Perché anche la sorella sfigata. È piccola ancora, È è una sfigata. bambina. Però se va in giro per il mondo. E beh, ma erano tutti quanti avanti, Sfigata. Sfigata. capito? Poi che cacchio, poi che non so, poi che un dà quelli a lei. La stellina che gli si rompe sempre il Il cristallo in cristallo. mezzo. Poi quando lui ha 10 anni, all'età di 10 anni inizia il suo viaggio, quindi Come tutti. Scusa, cioè chi decide di diventare under? Chi decide di andare in Cina ad allenarsi? Chi combatte per salvare il mondo dal Giappone? E lui doveva catturare i Pokémon. ma scusami una cosa, Easy problem. no, scusami una cosa, ma almeno Ranma andò in Giappone, scusami, in In Cina. Cina, accompagnato da suo padre. Cioè, almeno era accompagnato. Vabbè, so come ci sono andati, Ok, non lascia voglio per... fare spoiler di niente, ma Ma almeno era accompagnato da un genitore. quello Che ca genitore! genitore. Che genitore! Meglio partire a 10 anni per catturare i Pokémon, dramma. Vabbè. Scusa. Anch'io ho qualcosa da dire. Quando tu avevi 10 Ma stavo anni, dicendo la stessa io! se tu fossi andato da tua madre, fa paura già a dirlo, e gli avessi chiesto: mamma, voglio diventare un allenatore di Pokémon, voglio andare a girare il mondo La solo perché insieme. da solo e catturare tutti i 151 Pokémon conosciuti nella regione di Kanto, cosa avrebbe risposto? Più o meno, Ok, la... non andiamo nel Io dettaglio. faccio un'altra domanda. Tu la conosci a mia mamma? Tu cosa pensi che avrebbe potuto rispondere? Beh. Che cosa hai detto? Andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda invece di curiosità, ovviamente, come per ogni cosa nell'universo, devono creare 8.000 teorie strane o creepy su la qualunque cosa. Infatti, Pokémon non è da meno e può vantare un discreto numero di creepypasta presenti nel corso della sua storia. Cioè, non so se voi conoscete chiaramente tutti questi creepypasta, queste curiosità sui Pokémon, ma ce ne sono davvero tante. Innanzitutto, bisogna sapere che il cognome di Ash, Ketchum, in realtà non è altro che l'acrasi tra il logo, il motto per eccellenza di Gotta Ketchum All, ed è che Ketchum sono fondamentalmente l'abbreviazione di Gotta Ketchum Ah, io lo davo tipo All. Quindi... per assonanza al ketchup. Ketchup, anch'io dovevo avere assonanza Però Ketchup. vabbè. Però in realtà, cioè, l'autore ha voluto dare questo cognome ad Ash per questo motivo. perché proprio racchiudeva in sé già il nome, proprio lo slogan di acchiappa di tutti, no? Tradotto in italiano. Ok. Niente. In ogni caso, tra i creepypasta più celebri e sicuramente più, diciamo, inquietanti, cioè quello che parla del fatto che la serie in sé, cioè tutte le grandi avventure di Ash, e che spiegherebbe anche molte cose, siano solo frutto della sua mente. Perché durante una delle prime, già dei primi incontri con Pikachu, una delle sue scosse elettriche lo avrebbe direttamente mandato in coma, per cui tutto il resto delle avventure di Ash non sarebbero mai avvenute, ma solo nella sua mente, il che spiegherebbe il perché
cioè riesce a ottenere così facilmente i Pokémon, riesce a ottenere così facilmente medaglie, e soprattutto il Team Rocket, come cattivo, veramente schifo, fatto sta che vengono sempre battuti da un ragazzino di 10 anni. Quindi potrebbe anche avere il suo perché questa teoria. Voi che ne pensate? Che assomiglia molto a Holly e Benji, ecco perché loro riescono a vincere anche il mondiale. Ma quella è un'altra... Sì. Lo sapevo. Quasi simile. Io semplicemente mi stavo agganciando alla canzone dei Game Boy. Mai non è Benji, tutto è normale, anche Giappone vince il mondiale. Sì, no, ma esiste veramente comunque sia sta chiudendo anche solo e Benji. Ok, vai avanti. Poi un altro, diciamo, evento particolare legato a Pokémon si ha con il misterioso episodio numero 38, episodio che è stato bandito, cancellato, eliminato da ogni dove. Perché in Giappone, quando venne mandato in onda questo episodio, sì, con il titolo di Electric Soldier Porygon, accade che molti bambini abbiano avuto delle crisi epilettiche nel corso della puntata, o subito dopo, scaturite probabilmente dal, diciamo, dei giochi di luce, appunto colori, tutto reso molto psichedelico, tanto che avrebbe causato queste crisi epilettiche, tanto da portare appunto a bandire e sospendere la serie, perché appunto questo episodio venne trasmesso nel dicembre del 97 e poi le puntate vennero trasmesse a partire dall'aprile poi dell'anno dopo. Io mi ricordo di una puntata dei Simpson. Sì, stavo pensando la stessa cosa. Quando guardavano cui... tipo Goldrake, più o meno. Che non c'erano questi effetti psichedelici e c'erano la facevano sul pavimento. Ma perché in Giappone ci sono stati molti casi per diversi anime. Ah sì? Spesso loro usano questi giochi di luce che per chi soffre di epilessia magari da bambino non lo sai. Magari anche scaturisce. Cioè ma scaturisce. Ti punta a terra, giustamente tu dici, per la puntata. E inoltre non è finita qui con i creepypasta. Ah no? C'è altro. Cioè beh, uno celebre è quello della sindrome Lavandonia, che cioè più che altro riguarda il videogioco anziché l'anime. Cos'è la sindrome? È di un altro caso molto molto inquietante che riguarda il videogioco, è una particolare area del videogioco che era Lavandonia. Cioè fondamentalmente sarebbe il cimitero dei Pokémon, perché c'è la torre dove vengono, cioè fondamentalmente è proprio un cimitero. Mm-hmm. Tanto che era una caratteristica del videogioco renderlo abbastanza inquietante quell'area del gioco, è molto isolato, molto vuoto, ed era una scelta dei creatori di renderlo diverso dalle altre aree del gioco, proprio perché doveva essere un luogo comunque, cioè un luogo spirituale, perché c'era conservata la torre dei Pokémon. Solo che in quest'area di Lavandonia, oltre a essere accompagnati da tanti elementi molto inquietanti, mani, cioè molto, soprattutto perché comunque ci giocavano bambini, tu quindi pensa a questi bambini che si trovano in quest'area molto inquietante, colori strani, tipo la morte, Pokémon spettro che appaiono così, il tutto accompagnato da musica particolare. Talmente tanto particolare che si parla di casi di bambini che si siano suicidati o siano scomparsi a seguito delle visioni della visione di queste immagini accompagnate dal suono di questa musica, che evidentemente riuscivano a colpire maggiormente la sensibilità di alcuni soggetti. Tutto ciò a testimoniare il fatto che comunque anche dietro i Pokémon, che sembrano così teneri e coccolosi, in realtà dietro si nascondono un sacco di teorie abbastanza creepy e inquietanti, anche sulle varie storie dei Pokémon. Hai altre curiosità? Io ne avrei una, se te ne hai una semplice, proprio di quelle che quando ero bambino, proprio di quelle proprio... Tipo? Che riguarda i Pokémon Ekans. Ah, quelle Pokémon che canzano, io per altri tipi di Pokémon, tipo Pokémon Spettro, ne poi un paio. Però non so, vuoi parlarne prima tu? Ma è brevissima. Ekans è semplicemente la parola Snake, letta al contrario, così come l'evoluzione Arbok. Arbok. Nessuna legge al contrario, semplicemente significa Cobra. Cobra. Ah, ok. No, io invece avevo sempre Creepypasta. Soprattutto i Pokémon Spettro, che io non capisco perché vengano considerati Pokémon, visto che...
alcuni sono legati proprio ad anime di ex umani, quindi cioè non sono Pokémon, sono spettri, veramente, sono fantasmi, come appunto il caso di Yamask, che è uno dei Pokémon spettro, però questi sono di altre generazioni, sono tipo delle ultime generazioni, che appunto porta con sé la maschera, che come racconteranno poi anche, penso lo dicono anche nell'episodio stesso, di, tra l'altro, che la maschera che portano è la maschera del volto che avevano in passato quando erano umani. Quindi in realtà ci sono Pokémon che fondamentalmente prima erano umani. E la stessa cosa vale per altri Pokémon, e tra l'altro anche Cubone stesso ha il teschio, in realtà sarebbe tipo il teschio della madre, che lui rimane da solo fondamentalmente. Cioè, uccide la madre, non ho capito. La madre è morta. Non si la madre è morta, non si sta nemmeno bene specificato perché. Iniziamo con le nostre domande, o cioè abbiamo altro da aggiungere? No, credo sia abbastanza sufficiente. Prima di iniziare con le domande, vorrei precisare che noi due le domande le abbiamo preparate prima di registrare l'episodio. E l'abbiamo fatto indipendentemente da lei, noi non sapevamo di questa scaletta. Perché lo voglio dire? Perché alcune domande tu hai... Meglio per me! Hai già detto la risposta, proprio ne hai già parlato, quindi le faremo ugualmente. Meglio per me. Però ci sono, giusto? Ma è giusto così, allora vuol dire che sono stata abbastanza completa nella mia esposizione. Inizio io con la prima, perché tu hai già dato una risposta, così iniziamo a fare poi le domande quelle più belle, più ciccione. Come l'altra volta, qui facciamo una domanda da 1, da 3, poi da 5 punti per testare il terreno, e poi li facciamo a saltare in base a come, a come ci gira la cazzimma. Esatto. Tu sai cos'è la cazzimma? Certo che so la cazzimma. Tu sai cos'è la cazzimma? Certo. Tu vuoi sapere cos'è la cazzimma? Sì. Non te lo dico. Questa è la cazzimma! Ricordiamo che hai sempre due aiuti a disposizione, glielo ricordiamo. Il 50-50 è il nostro aiuto. Domanda numero 1. Vale un punto. Cosa deve Ash a Misty? A, un Pokémon. B, un bacio. C, un pranzo. D, una bici. Una bici. Almeno questo l'accendiamo. Un punto ce l'ho sicuro. L'accendiamo. Sì, la mia risposta. Ed è giusta, come ho detto, ovviamente questa lo sapevamo. Ascoltami bene. Qual è la seconda medaglia che Ash ottiene? A, fulmine. B, roccia. C, cascata. D, vento. La seconda medaglia. La seconda. Ok, cascata. La accendiamo? Sono sicuro, accendo le cene. Ed è giusto. A me non mi sono fatte tre punti. Andiamo con quella difficile. Sì, infatti io faccio male a Google. Abbiamo fatto una difficile. In che top si afferma Ash nell'Indigo League? A, top 4. B, top 16. C, top 20. D, top 50. Non lo so perché mi ispira 16. Non lo so. La vuoi accendere? Sì, la voglio accendere. Non voglio dare uno sì. Peccato. Se dicessi... Ci avevo provato. Hai fatto bene, speravo. Vabbè. Posso andare io con una domanda? Sì, meglio? Sì. Fai allora qualcosa di meglio. Ah, di meglio. Facciamo questa qua. Chi spiega ad Ash che il Pokédex ha anche funzione di ID. Normale come. Sì, ok, ci siamo. A, infermiera Joy. B, professor Oak. C, Brock, che fa rima con professor Oak. Scusate. Non era fatta, cioè, non c'entra, cioè, ci stava. D, l'agente Jenny. Io direi la D, la gente Jenny. Ma sei sicura la accendiamo? Così a bruciapelo. A bruciapelo. La vuoi accendere? Accendiamo. Cosa dice il computer? Che è giusta. Non sta andando bene. No, allora, per il momento sta andando bene. Mi sa che lei batte il tuo Hunter x Hunter. Non credo proprio. Facciamo questa che è una domanda un po'... è molto semplice, però... Ce la togliamo. Ce la togliamo perché le domande sono molto simpatiche. Aspetta le risposte. Aspetta le risposte belle. Perché Brock cede Charmander ad Ash? A, perché è il suo best friend forever. D, perché gli ha protetto la coda.
Sì, perché Ash è una schiappa, questa l'ho scritta io, con cattiveria. D, perché Brock colleziona solo Pokémon rocce. Oh, devo dire, bellissime risposte. Tutte pensate? Cioè, ma sono tutte possibili, tra l'altro. Tutte possibili. Belle. Beh, forse... E io direi che è perché copre la coda. Accendiamo? Accendiamo. Diciamo che ancora era presto per essere il suo BFF. Andiamo una difficile. Però a Best in Friend ci vedo. Fan. Facciamo questa qua? Però devi dire, ascolta attentamente, attentamente, è fondamentale. Quali tra questi Pokémon non esiste? A. Exeggut. Exeggut. Giusto? B. Horsey. C. Cider. D. Hypo. Ma Cider come l'avete scritto? Tipo S-C-Y-T-H-E-R. C'è la risposta. Ecco perché ti abbiamo detto. Ascolta. Allora, aspetta, puoi ripetere? Vediamo. Hexenut. Sono divisa tra questa e l'altra, sai. Horsey. Horsey. Cider. E Hippo. O Hype. H-Y-W-P. Hai sempre i due aiuti, eh? Hai due. Allora, forse esiste sicuro. Questo lo ricordo. Perché l'ho collegato a me. Gli altri erano... Vabbè, facciamo il 50, questo 50 e 50. Vediamo queste... Mandiamo queste due. Rimane la C, Cypher, D, Hippo. Allora, Hippo. Accendiamo? Accendi? Sì, è sbagliato. No, è sbagliata. È scuro. Esiste un Pokémon che si chiama Hippo qualcosa, ma non è Hippo. Hippopotamus. Esatto, io per questo prima la stavo scartando. Perché ecco perché ti abbiamo detto di ascoltare bene, attentamente. Va bene, dai, almeno questo gioco, questo aiuto me lo sono giocato bene, va. Domanda da 3 punti. È solamente il nostro aiuto, 50% già, se n'è andato. Okay. Chi trova l'uovo di Togepi? A. Brock. B. Misty. C. Ash. D. Jesse. Ash. La macchiamo? Sì. C'è assurdo! L'ho detto, under. No, no, diciamo che fa questa, non la sa, secondo me. Questa non la sa. Secondo me nemmeno. Vediamo. No, dobbiamo mettere in difficoltà questo. Difficoltà media, perché in realtà dovresti saperla. Però siccome potrebbe esserti sfuggita qualcosa, speriamo, nel corso degli episodi. Chi sono i primi due Pokémon mostrati in un combattimento? A. Charizard vs Blastoise. B. Rattata vs Pidgeotto. C. Staryu vs Pikachu. O D. Koffing vs Pikachu. Aspetta, i primi Pokémon mostrati in combattimento? Sì. In assoluto. Della serie, ovviamente. Ovviamente. Ma io mi ricordo che c'è un Jenga. Inizia. Abbiamo sbagliato la domanda? Abbiamo sbagliato la risposta? Io mi ricordo sicuro che c'era un Gengar, mi ricordavo l'altro Pokémon, come ho sentito le risposte, non c'era Gengar, ho detto, com'è possibile? Scusate ragazzi, dobbiamo fare... ci dobbiamo riunire. Vabbè, lascia così, è giusto, perché... Di 3 punti. No, perché così anche... non lo facciamo troppo. Ok, la domanda è la stessa. Chi sono i primi due Pokémon mostrati in un combattimento? Ma fai attenzione alle risposte. A. Gengar contro Nidorino. B. Gengar contro Pidgeotto. C. Gengar contro Pikachu. D. Gengar contro Blastoise. Sono indecisa tra Nidorino e Nidorino.
Boh, dico Nidorino. Che basta, non lo so, dico Nidorino. Dico Nidorino e Jenga. Ma neanche in questo caso. Ed è giusta. Ed era giusto che sia così, perché questa avevo leggere io. Infatti abbiamo cambiato solo due fondamentalmente, le altre due robe non potevano essere. Visto che c'era un vogliono sbagliato. Non vuole essere di canto. Ho troppo canto. Questa la mettiamo in questa. Ok. Ascoltami, no? Quale tra questi non è un Pokémon elettrico? O eletto? Ah. Volto. B. Magneton o Magneton. C. Jolteon. D. Porygon. Porygon non è elettrico. Sei sicura? Penso di sì. Andiamo a accendere. La voglio accendere. Cioè, ho messo tutte lei o noi abbiamo fatto domande del c***o. No, non si vede. Ma sai com'è? Fai tu, questa, diciamo, è quella di un punto semplice, ma mi sembra che siano tutte semplici. A questo punto ce la devo fare solo domande da 5. Quando si attiva la specialità di Psyduck o Psyduck? Psyduck, la pronuncia giusta, Psyduck. Allora. Perché c'è appunto ai, che fa parte del culo. Quando ha mal di testa. E che problemi? B. Quando gli si fanno i grattini. C. Quando viene bagnato. D. Mai. E quando ha mal di testa. Che ai, questa era ovvio. Era un Pokémon del ca. No, è troppo divertente anche Psyduck. Questa non la sa questa. No, ci dobbiamo rifare. Vai. Questa non la sa. Io chi a me? Stavi pensando al due di fiori! No, non per niente! Sono un mago nel caso. Quali tra questi non è un Pokémon leggendario della prima generazione? Ma questo è già difficile. A. 5 punti, eh. A. Aerodactyl. B. Articuno. C. Zapdos. D. Moltres. Cioè, sembrano di uscire dal Signore degli Anelli comunque. Io chiedo il vostro aiuto qua, che sicuramente deve essere cattivo. Quindi devi dare la risposta, se vuoi dare un indizio. Secondo me. Escludiamone uno, dai. No, mi scusate, quello che già so, chiaramente, non mi aiutate nunca. Dopo Aerodactyl, dopo c'è sicuro la prima generazione. Tutti vogliono abbia detto, sono tutti la prima generazione. Uno solo, aspetta. Quale tra questi non è un leggendario? Ah, ok. Tutti questi sono della prima generazione. Okay. Tutti esistono, sono Pokémon reali. Okay. Ma solamente uno non è leggendario. Tre sono leggendari. Diciamo che come aiuto, non ti fa ingannare dal nome. Diciamo questo come aiuto. Non ti fare ingannare al nome. Buono, lo so. Segue il mio intuito, non so se potrebbe essere sbagliato, ma cioè Aerodactyl dovrebbe essere Pokémon preistorico, non leggendario. Poi non lo so se sto sbagliando. Io dico questo. E le sa tutte! Porca miseria! No, vabbè, andiamo, vado qua, vai. Perché? Mew o Miao, perché poi cambia, entra nel Team Rocket. Ah, Mew. A. Sa parlare. B. Aveva il cuore spezzato. C. Era povero. Ma lui era povero. Ma infatti sono vero. Poi... Sì, lui era. E poi nel Team Rocket. Vai avanti! Vabbè, è rimasto povero. D. Odia gli altri Pokémon. Quindi ricapitoliamo. Sa parlare. Aveva il cuore spezzato. Era povero. Odia gli altri Pokémon. È difficile questo perché. Hai dei 5 punti.
perché si aveva il cuore spezzato. Ah, diciamo che sono tutte delle verità su di lui. Però penso che l'abbiano preso perché sappia parlare, penso. La domanda non è perché l'hanno preso, eh? Ah, aspetta, devi ripetere. Perché entra nel Team Rocket. Non perché lo abbiano preso, perché lui entra. Perché ha il cuore spezzato, secondo me il cuore spezzato. La accendiamo? Perché è vero che ha il cuore spezzato. Allora, lui era povero. Esatto. Si innamora di un altro Pokémon. E questo Pokémon praticamente gli aveva detto: no, non ci voglio avere più nulla a che fare con te perché io amo gli umani. Allora lui dice: ok, allora impara a parlare come gli umani. Esatto. Impara a parlare. Quando lui ritorna da lei, lui fa: oh, questo è strano, è assurdo. Sì, lo disgusta, è povero Meo. E quindi aveva il cuore spezzato ed entra nel Team Rocket. Ok. Poi non so se è vero che odia altri Pokémon. No, i Pokémon non li odia, no, per anzi, niente. Spesso lui... E infatti, no, i Pokémon non li odia. In qualche puntata, addirittura, no, lui rimane isolato da Team Rocket e si unisce ad altri Pokémon per creare... Persone normali. Sono questa da 1 e questa da 5. Cambiamo i punteggi. Ma sei sicuro? Sì. Sì, 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 sì. Cambiamo i punteggi. Sì, sì, sì. Buono, lo so che cosa sta facendo. Questo è molto semplice. Questo è semplice perché ne hai parlato poco fa tu. Dobbiamo cambiare il punto solo per questo. Io pensavo che era difficile, ma in realtà non lo è. Guarda, non ti leggo manco le domande. Le risposte, via. Le risposte. Vediamo, fammi la domanda. Quanti sono i Pokémon della prima generazione? 150. Beh. Secondo lui era difficile, ero scemo, secondo lui era difficile, ma vabbè. Una semplice e una difficile, facciamo quella semplice. E poi facciamo lo showdown. E poi vado io. Ehi, quindi forse mi sono salvata. Quanti sono i Pokémon che un allenatore può portare con sé durante il suo viaggio? A. 3. B. 6. C. 9. D. 12. Abbiamo messo da un punto perché pensavo fosse facile. Secondo me, in realtà, particolare di quella che penso, secondo me dobbiamo invertire il punto, secondo me quello è più facile. Sì, questo è un po' più difficile perché fondamentalmente i Pokémon che lui ha sempre con sé, soprattutto all'inizio, sono Bulbasaur, che c'ha sempre l'ha preso. Squirtle pure forse lo tiene. Insieme sono già tre, però mi pare che poi c'è Pikachu. Quindi già sarebbero tre Pokémon. Quindi la prima non. Cioè, cos'era? La prima era 3 e poi. 3, 6, 9, 12. Ultimi di 3. Poi altri Pokémon. Già c'è Buster, quindi comunque sono 6 Pokémon. Lo accendiamo? Sì. 6 Pokémon. Andiamo avanti con l'ultima domanda da 5 punti. Comunque già siamo a 40 punti, già sforato il mio punteggio di Under. Cioè, se indovina questo ha fatto l'unplayed. Ha fatto Blackjack. Allora, è da 5 punti, eh? Ok. Comunque, vedete che la domanda quella sul primo combattimento sui primi Pokémon si vedono era difficile, no? Perché non è che tutti si ricordano. Neanche noi, ma io ricordo Blastoise con... Devo vedere se... Non vorrei che questo in realtà fosse tipo una specie di... remake della prima serie e hanno cambiato i Pokémon. Potrebbe essere, però io lo so che io mi ricordavo che c'era Jenga come primi Pokémon che apparì. Poi Nidorim è venuto in mente quando poi avete letto la domanda, per questo. Non mi ricordavo l'altro perché era un Pokémon. Allora, ma non mi ricordo mai. Domanda finale. Quella da 1.000.000 euro. No, quella da 45 punti. Sì, comunque. No, quella sì. Da 1.000.000 di. Vai. Dopo Ash, quale personaggio? A. Gary. B. Il professor Oak. C. Sua madre. D. Pikachu. Penso sua madre. La accendiamo? Ha sbagliato, ragazzi, ha sbagliato. Giustissimo! Compare tua madre e gli dice della tua figlia. Sono le 11. Non c'è bisogno di fare compare. 35. Beh, forse le domande che ho fatto io forse erano piuttosto semplici, cioè, non so, forse abbiamo provato domande semplici. Ovviamente io, cioè, a differenza sua,
non sono un esperto di Pokémon, quindi quando abbiamo fatto queste domande noi eravamo convinti. Però lui era abbastanza... Che fossero, esatto. Cioè noi eravamo convintissimi, erano difficilissime. Ma alcune potevano trarre in inganno. Sì, alcune potevano, infatti alcune ho avuto il dubbio. Vabbè, ha fatto l'unplaying. Yeah! Con questo direi di salutarci e ci vediamo col prossimo episodio di Gli anime della nostra infanzia. Che chissà, chissà infanzia. Quale sarà. No, lo so. Lo sapremo la prossima. Ciao ciao. Zankokuna tenshi no yoni shounen yoshi.